Eccoci qui, ben ritrovate e ben ritrovati con il tè delle 5. Allora, come state? Tutto bene? Allora, per chi è nuovo, per chi mi vede per la prima volta con questo format, ebbene io prendo una data di nascita che mi viene data da chi mi segue, il suo nome, solo l'iniziale del cognome dirò, io i dati in realtà ce li ho al completo, e farò una descrizione anche attraverso altri sistemi che ho io personalmente e vedrai quanto è interessante estrapolare dei dati e riuscire così a comprendere e anche aiutare questa persona che sta chiedendo aiuto. Allora, intanto si sta parlando di Moira M, non dico altro, Moira M, però prima di parlare di Moira M devo tirare l'orecchio ad una serie di persone. Io non dico i nomi, ok? Perché non mi piace, però devo far capire le cose. Allora, se vogliamo avere una risposta dal sottoscritto senza riempire tutte le caselle che perdete soltanto tempo, cercate di fare delle domande un pochino, diciamo, appropriate. Cioè, c'è un video nella pagina che spiega tutto, c'è stato anche un altro a suo tempo, ci sono degli esempi. Adesso non mi potete dire perché sono così sfortunata? Questa è la domanda. Dai, io capisco che ci sia un disagio, oppure vorrei sapere se rimango sola. Te lo devo dire io se rimani sola? Certo, io posso darti una mano, ma non è una domanda questa. Oppure sentite, c'è un tuono, portate pazienza. E questa, sono sola da 12 anni. Adesso non prendetevela se vi siete riconosciuti in tutto questo. Però, insomma, dai, cerchiamo di fare le cosette un po' più complete. Come Moira M, ne ho presi solo alcuni perché ce ne sono altri. Allora, lei sceglie Moira, uno di quegli aspetti elencati, e parliamo di quello che è il sentimentale, però in realtà lei spazia, va ben oltre. Ah, mi raccomando, iscriviti alla mailing list di nezacademy.net, lo trovi in descrizione, qui sotto da YouTube, qui sopra da Facebook, perché ci saranno le novità in arrivo. Accademia, poi c'è un sondaggio che devo farvi fare, mi serve per gli orari dell'accademia. Mi raccomando, datemi una mano, poi altre cosine importanti, ma ne parleremo a breve. Insomma, iscrivetevi. Allora, lei dice: come mai? Perché sapete che c'è l'opzione come mai oppure perché? Perché alle sorelle di mia nonna, sono morti figli. Lei dice: alle sorelle di mia nonna sono morti figli. Però tu non specifichi, cara Moira, di quale nonna si sta parlando, paterna o materna? Vabbè, tu non, insomma, è ripresa più dal scrivere che dal particolare, tranquilla, ci mancherebbe. Però ecco, magari cercate di entrare un po' più nello specifico. Perché sono morti, insomma, questi figli alle sorelle di nonna e anche mio fratello a mia madre? Come posso rompere questa catena? Ma allora va detta una cosa, è una domanda molto complessa questa, cara Moira, e non basta un video per poter rispondere in modo completo, appropriato. Certo, io ti darò una mano, non ti preoccupare, sono qui per questo. Però, insomma, è una domanda che richiede veramente tanto, tanto lavoro. Ma detta una cosa, e non è una critica a Moira, mi raccomando, Moira, siamo adulti, eh? Allora, siamo un po' nella cultura del tutto veloce, tutto fast, anche con il cellulare, basta schiacciare un bottone e facciamo i miracoli, facciamo. E siamo entrati un po' nell'era della velocità. Questo ha un po' così invaso anche quello che è il mondo della spiritualità. Una domanda così, e non è ovviamente, ripeto, una cosa che è rivolta a Moira, ma richiede una vita per essere elaborata, riconosciuta, trasformata. Magari non una vita, ma questa idea di lavorare una memoria di questa portata in un lampo, ma non credete a chi ve lo propone. Cioè, una volta i monaci, ma speravano di potersi reincarnare, pensate un po', e di diventare di nuovo un monaco buddista, vedete, per poter continuare, proseguire quello che avevano iniziato. E noi, in un lampo, come una bustina di quelle per far passare il mal di testa, vogliamo risolvere il tutto. Però
Perché ho detto questo? Perché dovremmo un po' trasformarci, dovremmo un po' cambiare dentro e avere un atteggiamento di che bello poter trasformare noi stessi giorno dopo giorno, lentamente, scoprire che possiamo cambiare ma non come un razzo, attenzione, ci vuole del tempo. Chi ti propone, ti dice io in un attimo ti cancello, ti trasformo tutta quanta, non ci credere. Certo, ti può dare una mano, come succede in molti casi che io tratto, che veramente ci sono situazioni che rimango perfino io stupito dalla velocità, ma non è un lavoro completo molto spesso. Pensa un po', cara Moira, che la tua data parte da un importante lutto. E già qui ci stiamo agganciando a questa storia di questi lutti. Dice, guarda, c'è una predisposizione, dice, ad essere condizionata, a rimanere condizionata da quello che è il dolore, meglio, provato durante il lutto in sé. Vuoi di questo, vuoi di quello. Normalmente quando ci stanno situazioni numerologiche di questo tipo si parte da un lutto nello specifico, poi vabbè ci possono essere anche più lutti assieme, ma normalmente non è che tu li prendi tutti. E qui c'è un condizionamento, vedremo, c'è una predisposizione, ma hai anche una predisposizione, parlando di talenti, te l'anticipo subito, pensa un po' di essere o dottoressa in medicina, oppure infermiera, oppure terapeuta, tipo una persona che nel mondo olistico cerca di dare il meglio di sé, magari una naturopata, per esempio. Ora, io non so se tu hai fatto questo o quello, sta di fatto che hai queste porte aperte, indipendentemente dall'età, eh? Qui abbiamo una persona giovane, perché lei è nata il 5 febbraio dell'83, quindi ne hai ancora di strada davanti, però voglio dire, sappi che quella, per esempio, di poter lavorare nel mondo olistico potrebbe essere una delle cose che ti può aiutare. Ma perché aiutare? Dico, aiutare chi soprattutto? Aiutare a risolvere questi lutti, perché qualcuno soffrì, vedi un po', soffrì perché non si sentì più al centro delle attenzioni a causa di questi lutti. Quando muore qualcuno, tu e ti è stretto come parente, tu hai un pezzettino di attenzioni in meno da parte della famiglia, perché la famiglia guarda tutta verso il lutto, ma di questo ne abbiamo parlato mille volte. Ma perché ora dico questo? Perché qui ci sono tanti lutti. Pensa quindi quante distrazioni ci stanno e quindi quanto tu, cara Moira, ti trovi ad essere condizionata da quello che è il tuo cognome, che non vado a dire, ma ragiona un attimo. Il tuo cognome, permettetemi un secondo, non ve lo posso dire, però lasciamo un angoletto a lei. Il tuo cognome, cara Moira, sta dicendo io mi trovo qui, non dall'altra parte. In realtà la negazione non esiste per l'inconscio, quindi vuol dire che io mi trovo dall'altra parte. Ma io chi? Tu dirai, ma come? Io mi trovo in che senso dall'altra parte? Che ognuno di noi, quando vive un lutto, il tuo cognome è un rafforzativo per questo, quando c'è un lutto nella famiglia, un pezzettino di te che mi stai seguendo è orientato all'altra dimensione. Già non è più al 100% nella famiglia, più lutti ci stanno, più tu sei diretto all'altra dimensione. Pensa un po' quanto tua mamma, tuo papà, i tuoi nonni sono tutti apparentemente lì vicino a te, ma in realtà una gran parte di loro non ci sono più, sono già scomparsi energeticamente. Tu li pensi lì perché è un'illusione quella che noi stiamo vivendo. Ricordiamoci, siamo dentro ad una grande illusione. Sembrerebbe che ci sia un programma, pensa un po', e tu che mi guardi, che non sei Moira, sappi che ti riguarda. Tra l'altro Moira è io sono il re, sarebbe la mamma fa il padre, sarebbe, perché Mo sarebbe mamma, Ra sarebbe il sole, ok? La mamma, il sole, cioè la mamma fa il papà. Sembrerebbe, perché fa il papà, semplicemente
perché magari il padre morì in genealogia. Infatti la stessa cosa di Maria, già ne abbiamo parlato. Mamma che fa il padre, perché il padre è morto. Del resto, quando una mamma rimane vedova, deve ricoprire anche il ruolo di padre. Moira è l'esatta descrizione di questo. Allora, se la mamma rappresenterà anche il padre, inevitabilmente le donne cominciano a raffreddarsi. Allora, c'è un programma che dice, me lo sono scritto qui l'appuntino, chi ami deve stare sempre dall'altra parte, cioè non hai il diritto, cara Moira, questa cosa ce l'hanno in tante persone. Tu che mi guardi, che non sei Moira, pensa un attimo quanto questa frase ti riguarda, quanto ha riguardato meglio la tua famiglia e ti sta condizionando. Chi ami deve stare dall'altra parte, è pesantuccia come cosa, quindi è come irraggiungibile. Del resto, se sono morti tanti figli e via dicendo, non hai il diritto di starsene qui, deve andarsene dall'altra parte. Quindi la capacità di amare si ha solo stando dall'altra parte. Da lì convivenze, matrimoni con persone che in origine vivevano molto distante, quindi poi si sono uniti assieme. Magari tu sei di Milano e lui è di Trento, andate tutti e due a vivere a Milano, ok, o a Trento che sia, o parlare anche, oppure possiamo anche parlare di situazioni come la mia, dove nel 95, come sapete in molti, io mi sposai con una portoghese, quindi situazioni ancora più forti. Ma dicevo, queste donne, e nella tua famiglia, porta pazienza, è piuttosto evidente, hanno perso di sensibilità, non si fidano degli altri, soprattutto a quel punto dell'uomo, perdono di quella, hai presente quando quelle persone che gli avvicini così la tua mano e si scansano, ma perché lo fanno? Hanno qualche colpa, lo fanno apposta? Assolutamente no. Infatti nella data di tua mamma, che me la tengo per me, a parte il fatto che dice nella nostra famiglia le mamme sono fredde, e non si sta dicendo che sono di carattere freddo, poi se sono fredde veramente è un altro discorso, è perché sono famiglie in lutto e il morto è freddo. Ma che cosa succede? Che perdono di sensibilità perché hanno avuto un'invasione tipo la suocera. Immagina solo per un attimo una suocera invadente e il marito non le ha protette, ma la morte stessa è un'invasione. Pensaci bene, hai perso di sensibilità perché durante, che ne so, la gravidanza, quando tu eri in pancia, la mamma ha vissuto quel dolore o l'ha vissuto un po' prima o l'ha vissuto un po' dopo, e perde la sensibilità perché non può lasciarsi andare completamente alla creatività, quella creatività che vede te dentro la pancia o un po' prima o un po' dopo. E come sarà poi la tua vita futura, visto che hai messo aspetto sentimentale? È quello di un po' di rigidità. Non sto dicendo che tu sei rigida, non mi permetterai mai di dire questo, però cara Moira, un po' di rigidità la descrive la tua data, un non lasciarsi andare completamente. Ma la cosa incredibile è che queste date, quindi la tua cara Moira e quelle di entrambi i tuoi genitori, dimostrano che siete divisi in doppi territori. Cosa significa? Che ognuno di voi ha due case, ma è ovvio che ci siano due case, perché ci sono i vivi, ci sono i morti. Da lì, quando ci sono molte morti, c'è una predisposizione a tradire più facilmente. Cioè, non è che uno lo fa di proposito, ci sono i morti, bene, tradiamo. No, è che il tradimento, molto spesso, questo andare con una persona che sta in un altro territorio, ok, che non è la mia casa, è la stessa cosa di qualcuno morì e qualcuno pensò per decine e decine di anni, ipotesi, questi figli persi delle sorelle di nonna, queste sorelle desideravano tantissimo avere i loro figli, ma erano irraggiungibili, erano dall'altra parte, e cosa avrebbero fatto se tutto ad un tratto c'era la possibilità di raggiungerli? Ma sarebbero subito volati lì, ed è quello che poi porta al tradimento. Ma non solo tradimento tra coniugi, può portare anche al tradimento
tra soci, tradimento in generale, un dipendente che ti tradisce, qualcosa di inaspettato, un'amicizia che tu ad un tratto si perde. Ho notato un particolare, cioè in realtà ce n'è più di uno. Allora, cara Moira, tu hai parlato di sorelle della nonna, non hai specificato. Ora a me interessa relativamente se si tratta di paterna o materna. Volevo solo dirti che per quanto riguarda la nonna paterna esiste un programma di morti crudeli. Lo so, è pesante questa cosa che sto dicendo, però a volte esistono programmi che sono più sconvolgenti di quello che pensiamo. Ne hai una salendo di 4 generazioni sopra la nonna e una salendo di 7 generazioni. Diciamo che la linea un po' più malata sembrerebbe essere quella del padre di tua nonna paterna, ok? Ora c'è chi magari non mi conosce e si chiede: ma questo come fa a sapere queste cose? Cercate un attimino di iscrivervi al mio canale YouTube, alla mia pagina, scoprirete il lunedì sera in live come faccio. E guarda caso, tornando a queste morti crudeli, voi sapete che se la nonna porta questo tipo di memoria, il nonno inevitabilmente nella sua data deve portare qualcosa che parla di quello, e infatti porta dei numeri, non sto qui ad elencarli perché creiamo solo che confusione, porta dei dati che descrivono esattamente la stessa cosa. Quindi vuol dire che non solo è nella linea, ma diciamo, della nonna paterna, ma anche del nonno. Lui stesso ha vissuto qualcosa di molto pesante, di molto, si può dire, violento. Ci fu qualcosa di forte, di inaspettato. Infatti il rituale che vi voglio passare, che è importante, guardate, per tutti coloro che hanno memorie di lutto e via dicendo, prenderà proprio in considerazione questo aspetto in particolare, che l'abbiamo tutti noi. Ora torniamo alla domanda principale, cioè quella di queste morti, del perché questa catena continua. C'è un programma, cara Moira, e questa cosa vale per tutti, quindi aprite tutte le orecchie. Nella tua famiglia esiste quello che Bert Hellinger definiva come atto di egoismo. Poi vediamola, ognuno la veda a modo proprio. E dice: la memoria che tu hai, che molti hanno quando vedono questi figli morire, che i figli preferiscono morire al posto dei genitori. Il genitore vorrebbe morire per un qualche motivo, dolore, tristezza. I figli dicono: muoio io al posto tuo. Immagina solo la sofferenza che certi figli vedono. Quante volte i figli soffrono per i genitori nel vederli soffrire per il lavoro, per un lutto, dicono: muoio io al posto tuo. Allora, come dicevo all'inizio, qui ci vuole un qualcosa di bello tosto, carissima Moira. Non puoi con un video ottenere una risposta completa, a parte che non lo si può con nessun video. Che sia questo video un qualcosa che permette a te e tutti gli altri che mi hanno seguito di riflettere. A casi come questo, mi raccomando, evitare di avere in casa colori giallo, quello bello, avete presente quello bello carico, e probabilmente ce l'hai, oppure arancio, oppure addirittura il rosso. Evita assolutamente di accendere candele, mi raccomando. E tutte le sere, per almeno 90 giorni consecutivi, salti una sera, due, non ti preoccupare, basta che non me ne salti 20. Prendi con il dittino dell'indice della mano sinistra il polpastrello, già l'ho fatto fare in altre occasioni posando il miele, appunto, che ci devi posare qui, per poi metterlo, diciamo, in altri punti. Questo è un po' particolare come punto. Allora, ci prendi il miele, ci metti una goccina, poi con il destro tocchi appena appena e lo posi dietro dove c'è la zona del cervelletto. Quel punto è un punto molto particolare e il miele va ad aiutare, diciamo, non a sistemare completamente la memoria che tu mi hai enunciato tramite la tua domanda, però va
dentro quella memoria. E quando fai questo gesto, poi prendi questo miele restante, lo mangi con gusto e ripeti: una vita genera sempre un'altra vita. Cosa significa? Che la vita genera vita, cioè vincere e vincere, cioè nessuno perde, nessuno muore. È la vita che genera la vita, non la morte genera la vita. Perché quando muoiono così giovani è per salvare qualcun altro, o per permettergli di vivere più a lungo, generalmente è questo, o per far nascere qualcun altro che magari vorremmo rivedere. Quindi cosa succede? Che un figlio muore giovane perché dice: se muoio faccio nascere qualcuno, perché esiste questo programma, ad una morte una nascita, faccio nascere qualcun altro che permetterà, caro genitore, di riavere la tua mamma tramite questa nuova nascita, perché con me non ci sei riuscita, non ci sei riuscito. Faccio nascere con la mia morte qualcun altro, e così quel qualcun altro ti porterà in vita la tua mamma. È un'illusione, perché rappresenterà la tua mamma. Infatti molto spesso ci sono proprio queste descrizioni, neurologicamente parlando, dove nasce rappresenta un genitore morto quando eri, o quando la nonna era piccolina, per esempio. Bene, so di aver dato delle descrizioni particolari a tutto questo, era tutto voluto. Descrizioni per farti capire che c'è chi perde la vita per darti vita, che dovrebbe nascere una nuova cultura, quella di io nasco per far nascere ancora. Questo dovrebbe essere il vero senso, la vera direzione della vita che noi dobbiamo intraprendere. Però dobbiamo saperci amare e soprattutto cercate di fare quel rituale che vi ho appena spiegato. Bene, buon tè a tutti, è stato un video piuttosto lungo, beh, ben venga. Mi raccomando, chi vuole un video dedicato, link in descrizione, qui sotto da YouTube, qui sopra da Facebook. Chi vuole una sessione individuale con me, mancano pochi posti, poi ci dovremo fermare, beh, c'è sempre il link in descrizione. Ciao a tutti, ciao ciao!